Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di un metodo scientifico per far crescere le braccia che ho scoperto da poco mettendo insieme praticamente un calcolatore che stima il potenziale genetico di ognuno di noi e in base a degli studi antropologici. Quindi oggi volevo proporvi un metodo scientifico per capire esattamente come colpire i vostri bicipiti, i vostri tricipiti in modo da crescere al massimo e ottimizzare il vostro allenamento in base al vostro livello. Quindi, questo metodo sono due punti principali. Il primo, dobbiamo calcolare il nostro limite genetico di circonferenza e questo si fa prendendo due cose: la misura del polso, ok? Perché praticamente la vostra struttura determina molto probabilmente quanto potete spingervi e quanto potete crescere, quindi dovete misurarvi il polso e dovete prendere una misurazione del bicipite contratto a 90 gradi, al punto più alto. Quindi, se non riuscite a farlo da solo, fatevi aiutare dalla vostra ragazza o che so io e vi misurate al punto più largo. Poi, dopodiché, potete andare qui sotto che ho lasciato il calcolatore di potenziale genetico. Se voi inserite i vostri dati, vi dà esattamente una stima della circonferenza del bicipite a cui potete, diciamo, aspirare ad arrivare come vostro limite di potenziale genetico e almeno avete un'idea di quanto distanti siete. E passiamo proprio qui al secondo punto, che è vedere quanto disti dal tuo potenziale. Ok? Ho voluto sviluppare questo metodo perché è un metodo che personalizza e individualizza l'allenamento, che è importantissimo. Altri personal trainer vi danno delle schede standard, non vi dicono esattamente come ottimizzare l'allenamento per voi, come individualizzarlo. Quindi, invece, con questo passo vediamo che ognuno di noi può vedere quanto è distante dal proprio potenziale genetico. Quindi, fate una proporzione, semplicemente vi basta dividere la vostra circonferenza attuale dal numero che vi dà il calcolatore e così che avete una percentuale. Se attualmente la vostra circonferenza attuale è meno del 70%, diciamo che quindi siete abbastanza distanti dal vostro limite di potenziale genetico, molto probabilmente state all'inizio della palestra, avete pochi anni di esperienza, di conseguenza potete impostare i vostri bicipiti con un volume pari alle 12-15 serie settimanali e questi, ripeto, sempre sono serie dirette portate molto vicino al cedimento. Sui tricipiti invece possiamo impostare le 10-15 serie a settimana, un pochino di meno perché i tricipiti vengono comunque coinvolti anche con la panca, anche col military press, quindi un pochino di meno rispetto ai bicipiti. Qua non c'è nient'altro che dobbiamo ottimizzare, dovete essere sicuri appunto di impostare questo volume, probabilmente una frequenza di 2 volte a settimana sia per i bicipiti che per i tricipiti, e qua volete semplicemente spingervi a progredire di ripetizioni e poi di carico, perché come sappiamo il sovraccarico progressivo di tensione meccanica è il primo meccanismo di crescita muscolare, di ipertrofia muscolare. Va bene? Quindi se voi siete al di sotto del 70%, molto probabilmente riuscirete a crescere molto facilmente semplicemente rispettando questo valore e sovraccaricando. Se invece fate il calcolo e uscite tra il 70 e l'87%, che è la maggior parte probabilmente di noi, dobbiamo iniziare a cambiare qualche cosa. In primis dobbiamo stabilire una connessione mente-muscolo molto molto potente. Io ho fatto molta difficoltà in passato, non riuscivo bene ad attivare il muscolo. Un piccolo consiglio che ho, la prossima volta che andate in palestra, magari prima della vostra seduta, chiudete gli occhi, prendete dei pesi abbastanza leggeri e veramente provate ad attivare il bicipite. Sembra broscienza, ma effettivamente nella ricerca scientifica è dimostrato che chi su movimenti diciamo che vanno a colpire gruppi muscolari piccoli, tipo i bicipiti, tipo i tricipiti, è importantissimo veramente avere una buona connessione mente-muscolo per attivare tutte le fibre muscolari. Quindi, se state qua, dovete per forza di cose iniziare ad allenare questa connessione mente-muscolo. Poi possiamo spingerci con il volume un pochino più in alto, soprattutto sui bicipiti, fino a 20 serie a settimana. Quindi, magari mentre prima ne facevamo solo 15, adesso possiamo spingerci a 20 serie settimanali. Chiaramente, come possiamo fare? Se avete una frequenza di 2 volte a settimana potete dividere 10 serie, 10 serie. Sarebbe meglio ancora avere 3 sedute a settimana, quindi una frequenza di 3 volte per i bicipiti e per i tricipiti, in modo da fare, che ne so, 6, 6, 8 oppure 7, 7, 6. Poi, terza cosa molto importante, esercizi che senti lavorare di più e che ti dà più pump. Quindi non devi semplicemente fare un esercizio perché te l'ha messo nella scheda il tuo personal trainer o perché hai copiato me o hai copiato qualche altro fitness model su Instagram. Devi scegliere gli esercizi che senti lavorare bene per te i bicipiti. E questo è un errore che io ho fatto veramente tanto in passato che non mi ha permesso di raggiungere il livello. Il livello che sto raggiungendo adesso con i miei bicipiti è molto molto probabilmente dovuto anche alla scelta degli esercizi che sento che mi stimolano a me e sento una buona connessione mente-muscolo e sento un buon pump. Ad esempio, io ho notato che
né con i hammer dumbbell curl, quindi presa neutra, né con quella completamente supinata, io sentivo particolarmente sforzo, entrava in gioco troppo la mia spalla. Cosa faccio a questo punto? Ho un'impugnatura che è a metà tra il neutro e il supinato, quindi un pochino, diciamo, in diagonale quasi, e sento i miei bicipiti che veramente lavorano un sacco, si attivano bene e hanno un pump muscoloso. Quindi queste piccole, diciamo, varianti, quando state qua, dovete veramente considerarle. Cosa fare se invece siete nel terzo gruppo, siete molto più vicini al vostro potenziale genetico, magari oltre l'87%, quindi probabilmente siete cresciuti tantissimo. Io faccio parte di questa classe, diciamo, facendo i calcoli per me sono, diciamo, sul 90%, quindi il mio bicipite resta di 40 cm, qualcosa così, il mio potenziale è di 41-42. Quindi per poter crescere questi ulteriori 2 cm devo veramente, scusate il gergo, farmi veramente il culo, farmi il sedere, perché chiaramente è più facile crescere prima, adesso più ti avvicini al tuo limite di potenziale genetico, più è difficile crescere. Quindi qua, oltre a fare tutto quello che abbiamo detto prima, possiamo aumentare ancora il volume, perché questo si vede nella ricerca scientifica, soprattutto per i bicipiti, che c'è praticamente una risposta lineare, una dose relationship, quindi più aumenti la dose, più aumenti il volume e più dovresti crescere, ok? Quindi questo è importante. Possiamo spingerci fino ai 24 set a settimana. Poi, importantissimo è giocare con l'ordine di priorità. Praticamente dovremmo specializzarci. Ok, io ancora non l'ho fatto, ma ad esempio, se andate a vedere la mia guida scientifica, ho un capitolo in cui spiego come impostare un mesociclo di specializzazione. La cosa più importante è invertire l'ordine di priorità. Se i bicipiti, diciamo, sono più vicini al potenziale e volete arrivare a quel potenziale, dovete mettere gli esercizi di isolamento anche prima di quelli composti, quindi proprio colpirli per primo nella seduta. Molto importante. Ultima cosa è che qui è dove possiamo iniziare a inserire delle tecniche di accumulo di agenti metabolici, ok? E questo non è per praticamente accumulare anche stress metabolico, che molto probabilmente è il secondo meccanismo di ipertrofia muscolare, ok? E quindi qua possiamo inserire tecniche tipo T1s, partials, praticamente tutte tecniche che ci fanno spingere al cedimento e un pochino oltre, perché ovviamente, dato che siamo sempre più vicini al potenziale, dobbiamo iniziare a fare delle cose diverse se vogliamo veramente spingerci di un livello ancora più in là. Quindi questo è più o meno il metodo scientifico che ho riassunto in questo video per capire quanto distate dalla vostra circonferenza stimata massima, basata su degli studi e dati antropologici, e capire allora come impostare il vostro allenamento per i bicipiti, per le braccia, se siete al di sotto del 70% del vostro potenziale, tra il 70 e l'87% del vostro potenziale, che molto probabilmente molti di noi saranno qua, e oppure siete abbastanza avanzati, quindi siete oltre l'87%, e quindi qui dobbiamo iniziare a spingerci al cedimento, dobbiamo iniziare a fare drop set e queste cose qua, giusto per forzare quelle adattazioni muscolari. Ultima cosa. Come facciamo a sapere che stiamo lavorando effettivamente bene? Dobbiamo fare un check di queste 3 cose. DOMS, che sono Delayed Onset Muscle Soreness, praticamente è il dolore che sentiamo dopo l'allenamento. Nella ricerca si vede che non bisogna per forza di cose avere DOMS e che i DOMS non sono una causa di ipertrofia muscolare, quindi non vuol dire che se tu hai dolore il giorno dopo, non vuol dire per forza di cose che sei cresciuto. Però è vero che più diventiamo avanzati e almeno un pochino di DOMS, secondo me personalmente e anche secondo Dr. Mike Israfel, è importante per sapere almeno che hai lavorato abbastanza e che hai colpito effettivamente il gruppo muscolare giusto, quindi hai fatto i bicipiti, hai colpito i bicipiti, non ad esempio la spalla, perché usavi appunto, coinvolgevi troppo la spalla. Quindi questo è importante, non vogliamo avere dei DOMS completamente distruttivi, ma un minimo il giorno dopo è bene per sapere che abbiamo lavorato bene, ok? Se non abbiamo proprio DOMS e o c'è un'altra spiegazione tipo creatina o BCA che a volte possono ridurre i DOMS, o c'è una spiegazione che molto probabilmente non stiamo forzando abbastanza il nostro corpo ad adattarsi, quindi non stiamo creando abbastanza infiammazione e abbastanza, diciamo, stimolo per la crescita. Seconda cosa, il pump, molto importante. Se tu ti alleni e non ottieni pump, molto probabilmente non stai ottimizzando i tuoi gains e stai lasciando praticamente della crescita sul tavolo. Ok? Quindi almeno il pump, quando voi vi allenate, dovreste vederlo e dovrebbe arrivare. Pump ancora non è per forza di cosa causa di ipertrofia, però Dr. Mike Israfel, lui dice che secondo lui il pump è direttamente correlato con l'ipertrofia, quindi un pochino di pump ci sta proprio perché accumuli agenti metabolici. Ultima cosa, il sovraccarico progressivo di tensione meccanica. Qua diciamo per ultimo, ma è veramente importante. Se tu oggi fai 10 kg per 8 ripetizioni sui manubri, tra un anno fai di nuovo 10 kg per 8 ripetizioni, molto probabilmente non sei cresciuto. Se invece di fare 10 kg per 8 ripetizioni con forma perfetta, ne fai 12 o 14, molto probabilmente sarai cresciuto. Quindi spero vi sia piaciuto questo video. Vi chiedo di lasciarci un like se è così. Se siete nuovi, iscrivetevi. Spero sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Usate il calcolatore, fatemi sapere cosa vi esce voi e fatemi sapere se volete più video così. Io vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video.